e dice: mamma, toglimi questo distintivo, non ce la faccio più, non voglio più partecipare alla guerra. E spesso facciamo un errore. I cantautori non è che hanno sempre uno scopo ben mirato, quindi noi dobbiamo prendere la poesia di questo brano riferita a quegli anni, però dobbiamo stare attenti, perché quelli erano anni particolari, c'erano guerre pubblicizzate e ben identificate. Stiamo attenti, perché oggi ne stiamo combattendo tutti quanti una, perché pensiamo al Vietnam, pensiamo ai Balcani, pensiamo all'Iraq, oggi alla Siria, eccetera eccetera. In realtà all'interno noi stiamo veramente subendo una guerra sottotono, sotto coperta, alla quale è difficile combattere. L'unica cosa che chiedo a tutti i genitori: fate venire la voglia di curiosare i vostri figli, di conoscere fino all'ultimo respiro della loro vita, e così da tramandarlo ad altre persone, perché riescono a distrarci attraverso i media, internet, che ci aiutano se vogliamo veramente trovare qualcosa che ci faccia crescere, però stiamo attenti veramente, genitori, a far crescere bene questi ragazzi, perché sono il nostro futuro oggi come non mai, e non per la guerra contro l'Iraq, il Vietnam, eccetera. È una guerra nascosta, sottotono, piano piano sta andando un po' tutto a rotoli, quindi tenete duro a quelli che oggi sono genitori, soprattutto ai futuri, ai neogenitori, e quindi a voi tutti una canzone comunque di speranza. Tutti, abbiamo cantato tutti, guarda, c'è tutto scolato. Venite avvicinati, ci sono tanti microfoni. Leonardo, dimmi pure tu. Raga, un applauso a Leonardo, perché mo ce la suona da solo. Nessuno che ha microfono con me. Done.
ringrazio il manual e l'intervento, ringrazio tutti i gruppi che si sono esibiti gratuitamente stasera, ringrazio voi per tutti i presenti e involontariamente stasera noi abbiamo fatto qualcosa di rispetto e di importante. Abbiamo riunito sei gruppi della presenza. Art of Brazil, sono qui questa sera, un applauso per questa mega formazione musicale, per questa meravigliosa serata di beneficenza. Io volevo leggere questo messaggio da parte di Rira, importantissimo, scrive Gianluca: vorrei infine ringraziare tutte le persone che ci stanno aiutando, zia Mara, il nostro angelo della terapia, zia Luana, la nostra referente in Calabria, la mitica zia Emma, la pasticcera Stefania, la pasticcera Stefania, la mia ostetrica personale, Sara, la nostra piccolina, zia Cri, la sua degli sciroppi. Siete veramente eccezionali, ognuno di voi sta contribuendo affinché questo momento sia solo un ricordo bello, espressione dell'unione e dell'amore della famiglia, la nostra famiglia allargata. Grazie Elvira. Grazie a tutti voi, un applauso a Gianluca anche, grazie Gianluca. È stato un piacere stare con voi stasera, ragazzi. Ci saranno altre occasioni. Buonanotte a tutti. Sì, la faremo con Maria Teresa, dice Manuela giustamente. Certo, certo, sicuramente, sicuramente ripeteremo la cosa con Maria Teresa. Andate a prendere una birra, un panino, consumate, fate un'offerta. Siamo tutte queste persone, anche un euro a testa, insomma. Vale tanto, vale tanto. Grazie a tutti voi, grazie. Grazie, alla prossima! Grazie a tutti, continuate a dare offerte, a dirlo ad amici.